sì, lui è il suo suono, i suoi testi, io ovviamente ho il mio, quindi... È chiaro. Io preferisco il suo, ad esempio. Ma... Cioè, lo trovo, vabbè, se uno non voglio scendere in particolari, però... mio gusto personale, io preferisco il suo, non perché è mio fratello, perché credo che abbia dei pezzi che veramente comunicano. Luciano lo seguo un pochino meno, mi piace molto di più la scrittura di Luciano, più sì, la sua parte musicale. Penso che Luciano è forte nei testi, soprattutto infatti. Penso che sia forte, sì, nei testi, anche, nelle melodie, per l'amor del cielo. Ancora i testi. No, sono d'accordo. Sono famose, insomma. Anche secondo me, mi piace sentirlo anche parlare, come argomenta, mi piace la sua testa, più che il risultato musicale. Io ad esempio lo seguo molto in quello, mi piace ascoltarlo, mi piace leggerlo, sono appassionato di Tom Daley, che io ho visto tra l'altro. E il romanzo che preferisci? Di Tom Daley? Credo che sia Camere separate il suo romanzo più forte, anche se a me piace molto la sua scrittura di reporter, quindi Weekend Postmoderno, che è questa raccolta infinita di interviste che lui ha fatto e di pensieri relativamente appunto, pensieri che lui faceva relativamente allo stato sociale dell'epoca, dando una fotografia che ancora oggi emoziona. Io faccio spesso letture dei suoi testi, mi piace moltissimo mettermi in bocca le sue parole. Sono nostre proprio, cioè hanno le radici in quello che abbiamo vissuto tutti noi, il fatto che andiamo a far l'amore ancora nelle vigne. E mica è poco. No. Io che vivo a Roma da più di 10 anni, ti dico certo, che non è la differenza è notevole. Certo. Sì. Però sotto che vigne vai te, scusa, non vorrei incontrarti la notte. Non si espone lui. Non lo dice. Io in vigna non l'ho mai fatto. Sotto le vigne mai? No, in mezzo al mais, però. È già smitizzato. Comunque, cioè, il denominatore comune di tutto ciò, di tutta la produzione che esce da Correggio è proprio raccontare la vita, sì, la sì, terra, sì, di... riportare. Ma quando Luciano è uscito con Certe Notti, sì, è stata una bomba, ma anche per noi, perché ha fatto un'istantanea incredibile di quello che ha fatto lui, di quello che facevamo noi, che la notte andavamo a bere in autogrill, perché qua è tutto chiuso, quindi l'unico autogrill dove puoi andare a bere è quello che sta tra Carpi e Campogalliano, e vai lì e incontri i camionisti che scendono dalla Slovenia, che ne so. Ho sentito quel pezzo, ho detto cazzo, Luciano ha beccato una roba incredibile, infatti gli ha cambiato la carriera. Non è una parvenza che uno vuole dare di emilianità, è proprio che cioè, è così. Siamo così, cioè, abbiamo poco da fare e ne siamo anche tanto orgogliosi. È questo, è molto bello. E io non lo so perché, però quando sono a Roma e dico che sono di Correggio, tutti parli dicono ah ok, paese di Luciano, ok, sì, 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 bravo. Ok, però tutti quanti ah vorremmo venire su, se sta così bene, là, ma non lo so perché in realtà il clima è una merda. Beh, Parma è peggio. Parma è peggio, ma Correggio non si salva di granché. No, non di molto. Il clima è una merda, l'inverno c'è una nebbia che non va in giro, c'è solo noi autoctoni che siamo in giro nel mondo. Se arrivi da fuori vai nel fosso, te sei andato nel fosso. Io sono di Parma, no? Allora no. Io ho rischiato il fosso abbastanza. Dovresti andarci nel fosso, te lo dico proprio per è un battesimo che noi... Ci tengo la macchina, sì. No, magari ci vado in bici. Il fosso è una parola che Liga usa spesso. Sì. Il fosso. Ha molti fossi, lo correggio. Vero, vero. Saltare il fosso, al di là del fosso, com'è che dice lui? Sitting on the dock of the fosso. Sì, poi c'è anche leggero. Se siamo preparati. Madonna, siamo studiati.